Senatrice Alessandrini, ne ha facoltà. Onorevole Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi. La chiusura delle scuole è una ferita per tutti. È impossibile non riconoscersi in questa affermazione pronunciata dal Presidente della Repubblica in occasione di un messaggio indirizzato al mondo scolastico che interpreta alla perfezione il sentimento di tristezza di tutti gli operatori della scuola, ma allo stesso tempo si fa portatore del disagio di milioni di famiglie preoccupate dell'andamento e della qualità del percorso formativo dei propri figli. Noi oggi in quest'Aula stiamo valutando un provvedimento che dovrebbe farsi interprete delle esigenze di certezza che chiedono studenti e genitori, ma che invece è ben lontano dal prevedere azioni che possano fornire soluzioni chiare e definitive. Il Ministro, sin dal momento del suo insediamento, ha mostrato una sostanziale chiusura rispetto alle proposte e alle soluzioni della Lega e dal centrodestra in genere, assumendo un atteggiamento prevenuto. Ricordiamo bene tutti il suo repentino abbandono di una videoconferenza con tutti gli assessori regionali alla scuola, nel corso della quale, senza nessuna forma di preavviso e in totale spregio delle più elementari regole di buona educazione, ha evitato di rispondere alle domande che le venivano rivolte. Se questo provvedimento doveva essere il suo biglietto da visita per mostrare quali fossero le intenzioni reali, cioè mettersi in contrasto con il mondo della scuola, allora posso rassicurare che ci è riuscita benissimo, perché questo testo costituisce un concentrato di contraddizioni, carenze e soluzioni pasticciate. Non sarebbe stato meglio stabilire fin da subito la chiusura delle scuole e non optare per soluzioni incerte? E poi, che errore proclamare fin da subito che tutti sarebbero stati promossi. In tal modo, lo sappiamo bene, molti studenti si sono potuti adagiare su questa soluzione ed evitare così di impegnarsi fino alla fine nella DAD. Riguardo alla reale possibilità di svolgere la didattica a distanza, si scopre che i dati sono molto diversi da quelli forniti dal Ministro Azzolina in Senato. Parlava di oltre l'80% di studenti raggiunti, ma le rilevazioni ci dicono che quasi il 30% non dispone a casa di un dispositivo per seguire la didattica e il 23% ha problemi di connessione. Quindi un 50% degli alunni non può seguire le lezioni o se lo fa con molta fatica. Inoltre, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha lanciato l'allarme per i ragazzi con disabilità, per i minorenni in condizioni di povertà e marginalità, per quelli nel circuito penale, per i figli dei detenuti e per i minori segnati dall'epidemia in famiglia. Per rendere effettivo il diritto all'istruzione bisogna fare in modo che chi è privo di PC o tablet connessi ne sia dotato, monitorando costantemente quanti studenti siano effettivamente raggiunti. Riguardo ai problemi di connessione che ho citato, voglio ricordare una situazione che riguarda delle parti del territorio, del mio territorio, dell'Umbria, si chiama una parte del territorio cratere sismico, dove la fibra ottica è ancora assente, per cui sostenere il carico dei collegamenti internet in famiglie con più di un figlio, con i genitori che magari lavorano in smart working, è difficile se non impossibile. Voglio stigmatizzare un fatto: in questi giorni di emergenza da coronavirus, nella ridda dei provvedimenti di urgenza e delle conferenze stampa del governo, non ho mai sentito un accenno alla situazione dei territori terremotati. Gli abitanti di queste zone stanno vivendo un'emergenza nell'emergenza. Gli studenti oggi, quando riescono, visto i problemi di cui prima, svolgono la didattica a distanza in soluzioni abitative provvisorie e disagiate. Ma domani, cioè da settembre, come faranno a ritornare allo studio in presenza, visto che questo necessiterà ancora del distanziamento sociale? Ante Covid-19 i ragazzi svolgevano le proprie lezioni in container collettivi già utilizzati dalle famiglie, quindi in locali non pensati per un uso scolastico, con spazi assolutamente sottodimensionati anche prima dell'emergenza.
Se sarà un problema rispettare le distanze di sicurezza dettate da vari DPCM nelle scuole di tutto il territorio nazionale, non so se il governo si è reso conto o ha minimamente considerato che nel cratere questo sarà impossibile. C'è stato qualcuno che si è preoccupato del futuro di questi ragazzi? Chi assicura a loro il diritto allo studio? Su questi problemi c'è stato e continua ad esserci solo un silenzio assordante. Sappiamo che i fondi ci sono per realizzare edifici abbastanza grandi per ospitare gli studenti nel rispetto delle direttive Covid. Facciamo di questi cantieri un secondo ponte di Genova, usiamo normative emergenziali in deroga, impegniamo tutte le forze di cui già disponiamo per realizzare in tempi brevi nuove e definitive strutture scolastiche dove si prevedano edifici grandi, laboratori, palestre, sale riunioni che per il durare di tutta l'emergenza potrebbero rappresentare degli spazi necessari al rispetto della distanza di sicurezza. La distanza siderale dalle difficoltà quotidiane di tutte le famiglie italiane chiamate a fronteggiare le conseguenze delle vostre decisioni si vede anche da come avete ignorato le popolazioni terremotate. Pertanto posso solo auspicare che si riesca a sviluppare un'azione normativa complessiva sulla scuola che sia di ampio respiro ideale e non ideologica e che ponga al centro indistintamente le esigenze primarie degli alunni, le istanze delle insegnanti, le richieste del personale ATA e amministrativo. Norme che rispondano in maniera adeguata ai bisogni delle famiglie italiane chiamate in questo periodo di emergenza sanitaria ad affrontare problemi nuovi, improvvisi, che complicano le loro vite. A maggior ragione queste persone hanno il diritto di sentire le istituzioni scolastiche al loro fianco, pronte a fornire soluzioni adeguate e di buon senso. Ora mi vorrei rivolgere al Ministro, che immagino non sia presente nonostante si parli di scuola, perché avrà sicuramente qualcosa di meglio da fare. Il Governo è presente, senatrice, il Governo è presente e sta ascoltando, grazie. Bene, questo mi rincuora. Quindi mi rivolgo al Ministro dicendole che la ritenevo una collega, perché quella dell'insegnante non è solo una professione, ma non lo ricorda probabilmente, o forse non lo sa. Essere insegnante vuol dire condividere, come diceva Plutarco. I ragazzi non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere. Ma il Ministro non sa neanche questo, dal momento che dirigente è arrivato a costruire una frase, cito testualmente, gli studenti sono imbuti da riempire, parole senza senso che mi sono anche vergognata di ascoltare. Essere insegnante vuol dire avere dei colleghi con cui confrontarsi e il Ministro non lo sa. Essere insegnante vuol dire essere una guida e il Ministro non lo è. Essere insegnante vuol dire imprimere dei segni, ma il Ministro ha voluto strafare, ha lasciato delle gravi lacune, delle gravi cicatrici che saranno difficilmente colmabili. Concluda, signora. Io oggi ho il privilegio di essere qui in questa veste che mi onora e mi dà la possibilità di rappresentare i miei colleghi, i miei alunni, i genitori e tutto il personale scolastico, tutte categorie che invece oggi nei fatti state mortificando facendo finta di rappresentarle. Grazie, è iscritto a parlare.